Allora, signori, in questa lezione vediamo il gruppo Telegram, quindi tutto quello che è incluso, come funziona, come si fa ad accedervi e così via. Quindi iniziamo subito. Quindi, per quanto riguarda l'accesso al gruppo Telegram, semplicemente utilizza il link che ti ho lasciato qua sopra in questa lezione, no? In questo box che trovi dentro il corso, così semplicemente con il link puoi accedervi e una volta entrato rimarrai lì ovviamente per sempre. Il gruppo Telegram, infatti, è un qualcosa che si va a ripagare nel tempo, perché non è un qualcosa che scade o dopo 6 mesi, dopo un anno sparisce o devi ripagare una membership. Ecco, io ci tengo a dirlo subito fin dal principio: il gruppo Telegram, una volta che hai pagato il corso, quindi sei entrato con il piano base, quello da 4,97, poi non so se il prezzo sarà anche aumentato nel frattempo, rimane per sempre. Quindi il gruppo Telegram è un qualcosa che rimane a vita. Detto questo, ragazzi, cos'è che è incluso nel gruppo, cioè cos'è che si può fare? Allora, l'obiettivo del gruppo è di avere un accesso molto veloce di comunicazione tra voi e me. Questo perché prima usavamo il gruppo Facebook. Come mai abbiamo fatto questa transizione? Così ti spiego anche cosa è successo. Semplicemente, ragazzi, quando tu acquisti un corso o un percorso, non basta guardare le lezioni, cioè è fondamentale che tra il formatore e i suoi clienti ci sia una connessione, una comunicazione, anche perché per imparare, per casi specifici, è importantissimo avere un confronto. Ora, avere il gruppo Telegram non significa fare delle consulenze one to one con me, ma non significa nemmeno non parlarci mai. Quindi l'obiettivo del gruppo Telegram è quello che, nel vedere le lezioni, nel fare, nel montare i video, nel creare contenuti, beh, tu possa farmi domande sia sotto forma di testo, sia sotto forma di audio, mandarmi degli screenshot, mandarmi dei video, farmi delle domande. Ecco, insomma, queste cose qua si possono tranquillamente fare durante il gruppo Telegram. Quindi non ci sono limiti, anche lì puoi scrivere la mattina, la sera, di notte, di giorno. Poi io, quando ovviamente ho tempo, generalmente nell'arco di 24 massimo 48 ore rispondo sempre a tutti. Poi chiaramente, se il gruppo crescerà così tanto, vedremo anche di inserire dei coach, non lo so, però comunque sappiate che quello è il canale di comunicazione che prediligo, anche perché spesso mi fate domande che sono utili ad altri studenti, quindi anche un modo per vedere quello che gli altri stanno facendo, le domande che stanno facendo, e vedere se quello che appunto propongono può essere di stimolo ed aiuto anche per te. Questo è anche un modo per fare mastermind sotto forma di chat e poco più. Quindi chiaramente anche gli audio si possono pubblicare, ma soprattutto, ragazzi, se fate caso, il gruppo Telegram non si chiama Editing Tutorial Pro, bensì si chiama Metodo Video Che Vende. Questo perché ho voluto già dal principio inserirvi all'interno del gruppo Telegram, che andrà a occupare e accogliere altre persone che proverranno da altri corsi, come quello sul marketing applicato ai video o quello su come fare i set, come questo qua che sto utilizzando in questo momento. Quindi tutto quello che rientra nel imparare a fare i video che vendono, quindi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista più marketing, di copy, quindi di psicologia di comunicazione. Quindi la buona notizia è che nel gruppo Telegram tu, anche se hai acquistato ad esempio solo questo corso qua, che è di Funnel Cut e del montaggio di video che vendono, comunque tu puoi farmi qualsiasi domanda. Cioè, se tu ad esempio avessi una domanda sulle luci, chiaramente non è che ti posso fare una consulenza, quindi nel caso, se avrai bisogno, poi potrei procedere con un altro corso. Però comunque, per le piccole cose, piccoli dubbi, tu puoi tranquillamente chiedere e comunque avrai una risposta. Poi ripeto, se vuoi una risposta definitiva su approfondita, è chiaro, ragazzi, che ci vuole poi un approfondimento sotto forma di ad esempio lezioni. Quello ci tengo a essere chiaro fin dal principio, perché mi piace essere sempre molto trasparente con i miei ragazzi, con i miei clienti. Quindi questo è come funziona il gruppo Telegram. Poi con il gruppo Telegram è inclusa una cosa molto interessante, ovvero le Zoom di gruppo, che in questo momento utilizziamo Google Meeting. Poi chissà, forse torneremo a Zoom, non lo so, ma io dico Zoom di gruppo perché nella testa, nell'immaginario, Zoom ormai è ovunque, no? Come Apple, se parli di iPhone o di smartphone. Quindi semplicemente due volte al mese per un'ora, il martedì alle 19, poi chissà, forse cambieremo l'orario, comunque nel gruppo Telegram ce lo scriviamo, ce lo ricordiamo, c'è la possibilità appunto di vederci e di fare una Zoom di gruppo dove tutti quanti possono parlare. Sta cosa qua, ragazzi, non è scontata, perché prima io non facevo così. Prima facevo le live nel gruppo Facebook dove ero l'unico che poteva parlare e gli altri mi potevano scrivere via chat.
Quindi mi ero reso conto che non era il massimo, perché se una persona ha bisogno di chiedere informazioni via chat e poi mentre io spiego, insomma, diventa una live tipo di YouTube o di Twitch, dove io spesso mi devo fermare per leggere quello che uno mi deve scrivere, poi se ci sono delle domande così particolari, comunque da spiegarci a voce, dalla chat non spesso non ci si capisce, no? È successo qualche volta. Quindi per ovviare a questa situazione, che è un po' un compromesso, ho detto ok, tagliamo la testa al toro, iniziamo subito a fare le zoom di gruppo, quindi se siamo in 2, in 5, in 10, in 20, non importa, abbiamo la possibilità di confrontarci. Ovviamente l'obiettivo delle Zoom è quello di portare da parte vostra problemi, domande, dubbi, non sapere come fare un effetto, una transizione, un montaggio, oppure analizzare i vostri video. Attenzione, una cosa che si può fare è analizzare un video che hai fatto recentemente per capire cos'è che si può fare meglio. Questo ad esempio è un esercizio molto potente per capire dove migliorare, cioè quindi fare le video analisi su se stessi è potentissimo. Poi alla fine sarò io a fare l'analisi insieme a voi, quindi in modo molto educato e gentile, empatico, vi giudicherò e vi dirò ok, se vuoi fare meglio questo video puoi fare questo, questo e quest'altro. E poi l'ulteriore vantaggio nei tuoi interessi è quello che se mi porti dei video particolari dove ci sono delle cose, delle transizioni, degli effetti, non lo so, dipende da caso a caso, che non ho spiegato nel corso ma che mi rendo conto che ha senso spiegare, allora ci faccio pure un tutorial, me lo segno e poi lo faccio, lo carico nel corso. Quindi avere la possibilità di fare queste zoom di gruppo ogni 2 settimane è fondamentale, perché possiamo fare tutti quanti mastermind, ed è questo, è uno strumento, è un'occasione reale per poter anche crescere sia a livello professionale, sia a livello di competenze, ad esempio di montaggio video o comunque nelle tematiche del nostro mondo del metodo video che vende, e quindi far crescere anche il corso e quindi di conseguenza tutti quanti. Quindi l'obiettivo del gruppo Telegram è quello di unirci, di fare poi le zoom, quindi anche di coordinarci, perché se vi devo dire ragazzi c'è sta cosa, c'è questa nuova lezione, abbiamo la zoom la settimana prossima a quell'ora, ce lo scriviamo. Quindi anche un modo nel gruppo Telegram per coordinarci, per avvisarvi se ad esempio nuove lezioni vengono pubblicate, oppure se cambia l'orario, se cambia il giorno, insomma io voglio che ci sia una comunicazione molto vicina, molto veloce. A me ragazzi sinceramente non piace una comunicazione tipo con le email, quindi vecchio stile, perché sento che c'è più frizione, che c'è più distanza. Invece io voglio che ci sia una comunicazione veloce. Non sono sempre disponibile, perché ragazzi io comunque ho una vita, per fare business bisogna comunque gestire i propri orari, ma questo non significa che io non debba utilizzare uno strumento comodo come quello di Telegram, che in 2 minuti ci scriviamo, ci aggiorniamo ed è comodo perché ce l'abbiamo nel nostro telefono oppure nel nostro computer. Quindi ragazzi, questo è come funziona il gruppo Telegram. Ultima cosa che ci tengo a precisare, visto che si tratta di un gruppo che ovviamente è privato ed è riservato solo a chi acquista ad esempio il corso di Final Cut, come nel tuo caso, oppure che ha acquistato altri corsi, ma insomma quello poi sono altre persone, ma comunque che sono miei clienti, sia il gruppo Telegram e sia le Zoom di gruppo ovviamente sono private, cioè che non è che al di fuori di questi ambienti le informazioni escono. Sì, al massimo potrei fare uno screenshot, potrei pubblicare qualcosa, però da parte mia è sempre molto controllato e comunque io do sempre un check, quindi chiedo sempre prima di pubblicare qualcosa. Ma la cosa più importante è che, attenzione, la privacy quindi è borderline, cioè quello che ci diciamo ad esempio nelle Zoom, occhio a cosa dite, perché ovviamente le zoom vengono ricaricate nel corso. Ragazzi, in realtà non è mai successo nulla, perché noi comunque non usiamo le zoom di gruppo per fare chiacchiere da bar. Io questa cosa qua non la tollero e ce la stoppo subito. La zoom si fa un'ora per andare dritti al dunque e per quindi lavorare su voi stessi e non per girarci intorno. Io non ho tempo da perdere e nemmeno te sicuramente. Quindi in realtà gli argomenti sono sempre molto verticali sul Final Cut, sul montaggio, su creare video, sul marketing per i video. Quindi i dati super sensibili, occhio a non pubblicarli, perché cioè nel senso è giusto che sia così. Quindi da parte mia non ci sarà una pubblicazione dove ogni live ad esempio va su YouTube, ma comunque nel corso vengono ricaricate. Quindi adesso che lo sai, non è che quando facciamo le zoom di gruppo dove ad esempio tu mi potrai condividere anche il tuo schermo, mi ci metti la tua nota con le password o con i tuoi dati sensibili della banca, è ovvio che quella roba lì, cioè la cancelli, non me la fai vedere e così ti fai trovare pronto, cioè
Questo è il motivo per cui ti ho parlato di questa privacy. Detto questo, ragazzi, noi comunque ci vediamo nelle prossime lezioni. Adesso che c'è il link, entra subito nel gruppo, così poi puoi appunto parlare direttamente con me e se hai domande o qualsiasi cosa, insomma, ti puoi affidare al gruppo. Allora, signori, eccoci qua alla conclusione di questo video. Quindi, se anche tu vuoi imparare a usare Final Cut Pro X per essere autonomo e indipendente nel editare video tutorial che vendono sia per YouTube, ma soprattutto per vendere i tuoi prodotti e servizi della tua attività o della tua azienda, allora ti lascio qua sotto il link per vedere la pagina di vendita, quindi è il sito web del videocorso Editing Tutorial Pro. Quindi in questo modo, usando il link finalcutprox.editingtutorialpro.com, puoi vedere tutto quello che è incluso. Addirittura a un certo punto puoi aprire tutte le lezioni, puoi vedere tutti i capitoli del corso, e quindi in questo modo ti do la possibilità di dare una spulciata ancora prima di aver iniziato il percorso, quindi di averlo acquistato. Mi raccomando, se hai domande, hai dubbi, perplessità, io ci tengo tantissimo, prima di far procedere i miei clienti all'acquisto, di farmi domande. Questa cosa qua è fondamentale, è la cosa che più ci tengo in assoluto. Quindi, qualora tu volessi iniziare il percorso, mi raccomando, scrivimi su WhatsApp al 347 57 56 917 se vuoi farmi delle domande, oppure anche via email. Ti lascio qua sempre la mia email, angelo@editingtutorialpro.com. In questo modo hai la possibilità di parlare direttamente con me attraverso WhatsApp o attraverso mail, e quindi risponderti giustamente alle domande, alle perplessità che puoi avere, che ti impediscono di iniziare fin da subito con il percorso. Quindi noi ci vediamo dall'altra parte, buono studio e buon lavoro. Ciao!